So cosa vi chiedete. Come fa uno di 52 anni, attempato, che vende frullatori per milkshake, a diventare il fondatore di un impero del fast food con 1600 ristoranti e un fatturato di 700 milioni di dollari? Una sola parola. Perseveranza. Allora ragazzi, questo qua è un piccolo esperimento. C'è un bordello allucinante, sono in mezzo a un incrocio. Dato che vanno molto 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 di moda le food review, quindi le recensioni di cibo, e io giro tutto il mondo, effettivamente ne ho mangiate di cose e ne mangerò. Quindi è un piccolo esperimento per vedere se con poco montaggio, qualcosa comunque di semplice, posso fare una food review solo negli Stati Uniti. Quindi a Los Angeles, negli Stati Uniti, in California, la prima cosa più vecchia a livello culturale che ho trovato è ovviamente il McDonald's. Se avete visto il film The Founder, che è uscito da pochissimo, potete vedere praticamente la storia del McDonald's, e questo mi ha attirato. Ha attirato me e Luca, che è da qualche parte, che sta guardando qualcosa. Quello che vedete alle mie spalle è il più vecchio McDonald's del mondo operativo, tipo il secondo che hanno aperto, il primo è diventato un museo, non si può mangiare, ed è il più vecchio attualmente operativo. Mi pare che sia operativo dal 53. Provo a fare una food review. Io generalmente non mangio il McDonald's, però ho mangiato in Italia e non solo in Italia. Non mangio tanta carne in generale, però almeno vi farò sapere dalla mia quello che ne penso, che sarà probabilmente uguale a tutti gli altri McDonald's a livello di cibo, dato che sono fatti tutti allo stesso modo. Però è una curiosità, ed è comunque la cultura statunitense, la cultura americana. Quindi quando sarò poi in Messico, andrò dove dovrò andare in Messico, e queste cose qua, fatemi sapere se vi piace tanto l'idea. Ho già parlato troppo, vado. Food review. Sei pronto a ordinare, Luca? Sai già cosa ordinare? Io voglio qualcosa di classico, qualcosa di classico. Big Mac. Ah, prendiamo due Big Mac. Vuoi il combo? Combo. Yes. Combo. Due Big Mac sono praticamente $15. 7,40 menù più tasse. Vabbè, comunque, più o meno allineato con l'Italia, ecco. Qua ci sono i manichini. Allora, andando verso il cesso, c'è un po' di museo. Allora, questo qua è il multimixer che hanno inventato per mixare, credo, i frappè, infatti lo shake. Sembra un Mr. Nobody a fare così. Questo è Mr. Luna. Andando avanti verso sempre i bagni, comunque ci sono un po' di articoli di giornale, qualcosa così. Ci sono anche i vecchi bicchieri e le coppette che usavano. Figo. Qua c'è addirittura una vecchia locandina dove effettivamente l'hamburger veniva a 15 centesimi. La cassa. Ci sono sempre i manichini. E questo è quello che ha rubato praticamente l'idea ai fratelli che hanno inventato questo modo veloce di fare. Questo modo veloce di fare gli hamburger. Perché ovviamente il McDonald's non è diventato un business a livello culinario, quindi di ristorazione, ma il business vero l'hanno fatto con il terreno su cui appoggiava sopra il ristorante. Andatevi a vedere The Founder, il film, e capite tutta la storia. È fatto molto bene, è un bel film. Comunque il film è molto bello. Ci sono i manichini laggiù. Siamo praticamente solo io e Luca, ragazzi. Comunque questo qua dietro è il museo. Non lo rendo museo. Il design. Prima McDonald's aveva questa forma ottagonale. Sarà un Big Mac normale come tutti gli altri, immagino. Però queste sono le tue patatine. Queste sono le mie patatine. Ah, ma da lì ordino il drago. Vabbè, il Big Mac è esattamente brutto. Sì, in effetti. Però la scatola è diversa.
Le patatine, ad esempio, se guardate, sono la confezione credo classica. Penso sia proprio quella classica. Assaggiamo, sono già sporcato. Un Big Mac. No, ma non è male, nel senso che non so se è diverso da... A parte che è tiepido. Alla fine... Sgrasso un po' con la sgrassa. Ah, McDonald's non è che ci ha pagati per mangiare. Oh, ragazzi, è la storia degli Stati Uniti questa. Niente di diverso, non c'è coda fuori, non c'è nessuno che viene. Quindi, se venite al più vecchio McDonald's e il secondo, come vi ho detto prima, al massimo fatevi una foto, venite a curiosare, ma a meno che proprio non vi piaccia McDonald's in una maniera incredibile, però io tutti questi americani che vengono a vedersi il McDonald's non lo vedo, non ci sono. Però le sedie sono tutte di metallo. Ah, il design è rimasto. Il design è rimasto uguale, quindi è più l'esperienza di per sé. Sgrassiamola. Radine? Questa salsina qua mi sta facendo. Ne voglio già un altro, non so perché. Beh, ragazzi, questa mini review del McDonald's più antico del mondo, più vecchio del mondo. Non il primo, ma il più vecchio operativo del mondo è finita. Più caldo perché il primo non esiste più, quindi. Comunque, questa recensione, mini review del food più schifoso d'America, direi che si può concludere qua. Fatemi sapere sotto nei commenti, immaginate in Messico faccio una food review messicana, nicaraguariana, costaricana, che magari sarà anche più interessante a livello di cibo, perché il McDonald's sapete tutti com'è, però non questo. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi può interessare il format. C'ho qualcosa tra i denti. Va bene. Grazie Luca perché ho anche offerto questo bellissimo pranzo. Io continuo a ingrassare. Dalla California è tutto, a voi la lena. Ciao. Dovevo averlo. No, tu non ce l'hai. Ne sei proprio certo?